L'obiettivo di questa esperienza è portare nella insomma nelle nuove generazioni un po' di cultura bandistica, diciamo così, sulla base dell'esperienza che io ho fatto anni addietro e che insomma mi ha portato a fare delle belle cose anche per quanto riguarda la musica che io oggi faccio, la musica pop. Quindi tutto viene da un discorso prettamente bandistico. Oggi è difficile riuscire a trovare, voi me lo insegnate, è difficile riuscire a trovare situazioni dove ci possa essere una banda, un'attività dove i giovani possono dire la loro, dove possono crescere, anche perché non c'è, cioè, le istituzioni tagliano un po' dappertutto, parliamoci chiaro. E questo è proprio un lavoro che vuole dimostrare, insomma, infatti anche l'arrangiamento è stato creato un po' richiamando la cultura che era la nostra cultura, quella bandistica, un po' zingaresca, va, se così vogliamo dire, che anche noi musicanti abbiamo l'indole dello zingaro, diciamo così. Quindi appunto l'arrangiamento è stato creato proprio per dare quel tocco in più. Voi che mi dite, maestra, di qua? Lo zingaro, in effetti è stato scritto un libro anni fa da una giornalista pugliese, I nomadi del pentagramma, e questo dà il segno di che cosa sia stata e che ancora in qualche modo la banda musicale da giro. Si toccano in un mese perlomeno a volte anche 30 piazze, significa che finisci, devi subito organizzarti per raggiungere il paese successivo e lì continuare a fare la tua attività. L'attività che si svolge essenzialmente dove? Dove c'è la festa patronale, dove c'è la festa. E della festa dobbiamo dire questo, che la festa che si conserva solo nel sud è momento di aggregazione, di messa fuori di tradizioni, di incontri e di culture che fortunatamente nel nostro sud non sono state estinte, non sono morte, e quindi la banda è parte di tutta questa cultura del nostro sud. È bene che viva la festa, che vivano le bande, che con le loro storie chiaramente, e che si continui a fare musica in diverso modo. Nei giorni scorsi qualcuno dice: ma non è possibile che si possa fare l'Oceano nelle stelle della Tosca in stile jazz. No, è possibile fare musica in qualsiasi modo, certo, a partire dalla banda, poi ci si sviluppa, bisogna vedere le tendenze e dopo ci si può rifare anche quello che tu fai oggi. Solo che, come tu affermavi prima, la banda è il luogo di aggregazione e palestra per i nuovi strumentisti. E dicevo, anche per me è stata così, come avete detto, insomma, noi abbiamo avuto quell'occasione, quella grande occasione di poter confrontarci magari a 13-14 anni, alle prime armi, poter confrontarci con dei maestri, con dei direttori d'orchestra, con dei direttori di bande. Quindi in quale occasione si può trovare una cosa del genere? Io credo che oltre alla banda non ci sia un'occasione tale per poter fare palestra, per poter leggere una partitura a prima vista, per poter insomma dire le proprie cose
in un contesto di 40, di 30, 40 musicisti che comunque hanno già esperienza, eccetera, eccetera. E noi, caro Salvatore, siamo stati fortunati a nascere nella città di Acerra. Prima io ho avuto la possibilità di conoscere tutti questi musicisti che venivano dalla banda, perché la nostra banda, data la sua nascita nel 1861, ho cercato di poi, a un certo punto, di tramandare questa esperienza. I ragazzi hanno potuto continuare a capire che cosa fosse questo mondo, proprio perché poi si è ripresa, sto parlando del 1980, io l'esperienza precedente mia risale a quella del maestro Damiano, anni 60, e quindi nel 1980 si riprende con la Civica Scuola di Musica e la Banda Musicale. Banda Musicale da Giro, che è stata diretta, fortuna nostra, anche da tanti qualificati direttori, musicisti e compositori. Tra l'altro ci pregiamo del fatto di avere tante composizioni denominate Acheri, Acerra, Acerre, che stanno a sottolineare il rapporto che noi avevamo con questi musicisti, non ultimo quelle di Petrone, di Gardaropoli, che poi sono state incise nell'ultimo nostro CD, sempre attività sostenute dalla pubblica amministrazione, dalle istituzioni, e che resteranno tali, perché altrimenti il privato non investe in questa attività, che è prettamente culturale, ma che è un vero e proprio investimento per una città. Oggi, a distanza di 30 anni, possiamo dire di avere perlomeno 60 musicisti come te che fanno la professione e ne traggono anche vantaggio, certo. Vantaggio, diciamo, economico. Io so che tu sei stato, hai fatto la gavetta, sei stato dopo il conservatorio, sei stato a fare le crociere sulle navi, a suonare, cioè tu sei più ricco di noi da questo punto di vista, perché oltre alla banda c'è anche l'esperienza fatta sulle navi, e quindi avevi modo di organizzare tutto quello che stai facendo con la tua attività, perché me lo dicevi poc'anzi, la tua attività si fonda essenzialmente sull'organizzazione, certo. E poi sul fatto artistico, e quindi hai attinto da queste varie occasioni, sì. Per essere, diciamo, poi che sei, e sarai ancora più organizzato e famoso, anzi io te lo auguro, perché oltre che l'organizzazione sei un musicista vero. Grazie. Diciamo che le esperienze sono state diverse. Si parte dalla banda per poi passare all'orchestra, passare appunto ai gruppi che allietavano le serate sulle navi da crociera, dove noi ci ritrovavamo, insomma, con americani, brasiliani, inglesi, francesi, quindi noi dovevamo essere in grado di allietare queste serate. Devo dire la verità, sono stato molto fortunato nella mia vita a prendere, insomma, ad avere avuto a che fare con persone che sempre di esperienza, che sapevano il fatto loro, e quindi io sono stato anche furbo ad attingere da queste persone ad imparare, a rubare il mestiere, come si suol dire. Quindi una volta poi tornato alla base ho messo in pratica un po' tutto quello che avevo raccolto in questi 15-20 anni di esperienza. Questo lavoro, insomma, che è stato fatto appunto nasce per dire al mondo intero musicale che la banda, diciamo, è la prima forma di aggregazione e la prima fonte musicale per i ragazzi. Infatti non a caso sono stati chiamati proprio dei ragazzi a registrare in questo progetto,
è stato arrangiato insomma anche dai ragazzi che attorno dai maestri che militano nella Dream Music e lavorano con me da anni, ma comunque è stato fatto anche abbiamo voluto appositamente registrare con strumenti a fiati tipici della cultura bandistica. Anche il maestro ha registrato con il suo flicorno baritono, quindi abbiamo messo un po' il passato e un po' il presente di quello che è la banda. Abbiamo fuso abbiamo fuso questa cosa, quindi speriamo che venga fuori un bel lavoro e che possa dare appunto quella scossa per dire ragazzi, si parte da qui per poi poter arrivare diciamo a traguardi importanti. Questa è un po' la, come si dice, la cosa che noi vogliamo da questo progetto, da questa cosa, quindi che ben venga tutto quello che può essere la buona musica e la cultura, insomma. Quindi ci tengo a dire in modo particolare che questo, oltre ad essere un lavoro diciamo che può dare quella scossa di cui parlavo prima, oltre che alla banda di Acerre, è un omaggio proprio al maestro, al mio maestro, maestro di vita e maestro di musica. Quindi ci tenevo in questa occasione insomma a ringraziarvi di tutto quello che è stato fatto per me da parte vostra, da parte della banda, insomma questa è l'occasione giusta per poterlo fare. Salvatore, io ti ringrazio, però diciamo una cosa, prendiamo un impegno assieme oggi, io e te dedicheremo questa cosa alla nostra città, ad Acerra. Io mi preoccuperò nel mio piccolo di diffondere questa cosa, possibilmente nel teatro grande della nostra città, con i nostri concittadini, i nostri amministratori, i nostri amici, perché non dobbiamo alle persone, dobbiamo alla nostra città, che sebbene vituperata, con problemi, eccetera, è Acerra che ha messo fuori, un poco nel DNA degli acerrani, questo fatto della musica. Io che conosco tutta la storia della musica di Acerra, sono un militante da 70 anni, però ho studiato anche i precedenti e quindi credo che noi dobbiamo lasciare, io e te e gli altri nostri amici e colleghi, alla città di Acerra questi ricordi. Uno, con questa manifestazione pubblica. Due, nel nostro museo dobbiamo depositare, io depositerò tutti i miei ricordi, tutte le mie cose, tutti i miei averi musicali, si tratta di 3.000 tra strumenti antichi, partiture, foto, anche le tue sì. Andranno nel museo quando tu, prima di suonare la sera, avevi un compito come gli altri ragazzi, quello di quello di organizzare il palco, l'orchestra. Sì, si caricava, quindi, si scaricava, c'era un bel lavoro quindi, sotto. E quindi anche queste parti che sono un poco scure, però la banda è bella perché ha tutto questo, insegna tra l'altro anche a vivere, a stare in comunità. Io ti voglio ancora ringraziare e insieme prendiamo l'impegno davanti alla telecamera di donare alla nostra città, che un poco ne ha bisogno, però dobbiamo essere grati ad Acerra che ci ha dato queste possibilità a tutti noi di arrivare dove siamo arrivati, e l'augurio finale è che tu debba andare sempre più in alto con la tua
attività e con la tua musica che emoziona. Grazie. Quasi tutta l'Italia, perché hai toccato tutti i punti. Infatti proprio questa è la cosa bella, insomma, di quando si va fuori, insomma, e si dice noi siamo di Acerra, insomma, la cosa che più emozione e dà lustro alla nostra città è il fatto proprio che lo si dica e lo si sventola ai 420, no? Diciamo, noi veniamo dal sud e dobbiamo mantenere queste radici molto molto forti, no? Nell'orchestra del Teatro di San Carlo ci si ricorda ancora degli acerrani, degli acerrani che avevano fatto parte dell'orchestra stessa, nelle orchestre del Lazio, di Roma e addirittura all'estero sono state portate queste esperienze dai nostri acerrani. Quindi queste storie noi le dobbiamo donare, come dicevi tu prima, anche ai nostri ragazzi, come certo. Esempio che loro vengono da una esperienza che non è scevra da cultura, come dicevi tu, perché ad Acerra esistevano anche i cenacoli culturali dove c'erano poeti, scrittori e musicisti. Mi riferisco all'esperienza del maestro Giovanni Battista Pinna con il Montano e poi dopo tutti quelli che sono venuti, Ludovico Paone, Carlo Uva, Di Nardo, Correra e quanti musicisti hanno superato come te la fase della banda per andare nei posti più alti per suonare e per addirittura estrinsecare il loro magistero. Loro non hanno solo suonato, ma hanno anche insegnato, certo. Hanno fatto i didatti e hanno trasmesso. L'altra sera il maestro Nello Salza, che ha fatto parte della nostra banda, a proposito di Antonio Russo, era un clarinettista di Acerra, che iniziò la sua attività a Cutrufiano, a Lecce, col piccolo mi bemolle, durante la guerra ha suonato con gli americani per necessità e se non era un bravo musicista esercista non lo poteva fare e poi ha concluso la sua attività al Conservatorio di Roma, a Santa Cecilia e secondo il maestro Salza, che è la prima tromba d'Italia, Antonio Russo di Acerra era un grande clarinettista. Questo ci deve riempire di gioia, soddisfazione e quindi su questa scia noi continuiamo. Io forse mi fermerò tra una ventina di anni e poi sono sicuro che così si voi dice, e tutti gli altri continueranno questa bellissima, emozionante carriera di musicisti che non deve far dimenticare l'origine, la banda.